Bentrovati da Fabio Panchetti sulle strade della Vuelta Femenina, nuova denominazione per quella che è la Vuelta al femminile. Esiste come gara a tappe già da qualche anno, questa è la sesta edizione, è la più lunga in assoluto con i suoi 740 km, 7 tappe, 2 in più rispetto ad un anno fa, 8.727 metri di dislivello. Sono piuttosto impegnative le ultime tre tappe che dovrebbero decidere la classifica. L'approdo finale è un posto leggendario per il ciclismo spagnolo, i laghi di Covadonga. L'ascesa finale è di una durezza immane. Si comincia con una cronosquadre di 14 km e 500 metri, anche un anno fa si cominciò con una cronosquadre, quest'anno a Torrevieja in Costa Blanca, in provincia di Alicante. Il tracciato è abbastanza contorto, una quindicina di curve gli ultimi 5 km con un po' di saliscendi, una bella giornata di sole a Torrevieja, tanta gente sul bordo strada, una Vuelta che sembra partita sotto questo aspetto con il piede giusto. La Jumbo Visma al via, Jumbo Visma che schiera anche la regina del ciclismo femminile, Marianne Vos, curiosamente non aveva mai corso in carriera, che carriera la sua, quasi 250 vittorie, non aveva però mai corso prima di oggi la Vuelta. Partono forte le Jumbo perché vanno a far segnare a quel punto il miglior intertempo, 8:58. Chiude intanto la propria prestazione al Liv Racing, squadra che schiera tra le fila la spagnola di punta, Mavi Garcia, tempo di 18:45 per loro. Prende il via la Canyon SRAM, altra squadra piuttosto accreditata, e poco più avanti ecco la Jumbo Visma chiudere con 18 minuti e 3 secondi nettamente al comando, si portano Marianne Vos e compagnia. Per la cronaca, la prima a tagliare la linea d'arrivo è la britannica Anna Henderson, e di questo bisogna tener conto naturalmente in chiave classifica. Nel caso la Jumbo vincesse, sarebbe dunque Anna Henderson a fregiarsi della prima maglia roca di leader della graduatoria. Molto attesa è anche la SD Works, già per la cronosquadre ma soprattutto per questa Vuelta in generale, la squadra che sta un po' ammazzando la stagione, squadra che ha vinto 12 classiche su 18, e in gara c'è anche Demi Föllering, 5 vittorie su 8 corse disputate, sta vincendo di tutto e di più, ha fatto il trittico delle Ardenne, le ha vinte tutte e tre, Amstel, Freccia e Liegi. E poi tocca al team Movistar, ha il numero 7 curiosamente sulle spalle Annemiek van Vleuten, perché secondo gli organizzatori non c'è continuità tra questa Vuelta e le passate edizioni. Annemiek ha vinto le ultime due edizioni e cerca un clamoroso tris. Al traguardo arriva la Canyon, intertempo di 9:01, erano di 3 secondi sopra rispetto alla Jumbo Visma, ne recuperano due, restano infine dietro di un secondo scarso, un secondo con l'arrotondamento per Nievia Doma e compagnia. La Trek Segafredo quest'anno orfana in extremis di Elisa Longo Borghini, fermata da guai intestinali, a tenere alta la bandiera italiana proverà Gaia Realini, la 21enne abruzzese, potrebbe essere anche la rivelazione di questi 7 giorni. Dà il suo contributo nella crono ed è un buon 18:12 quello del team Trek Segafredo, per cui 9 secondi di ritardo rispetto alla Jumbo Visma. Se l'è cavata bene anche Gaia Realini. La SD Works non parte fortissimo, 9:09, poi Reusser comincia a dare belle trenate, tempo finale di 18:17 a 14 secondi da una Jumbo Visma che comincia a sentir profumo di vittoria. Manca soltanto al traguardo a questo punto il team Movistar, che all'intertempo è transitato in 9:02. Nulla da fare anche per Annemiek van Vleuten e compagnia, tempo di 18 minuti e 15 secondi. E può dunque esultare il team Jumbo-Visma, che anche contro pronostico si aggiudica questa cronosquadre. Un anno fa erano giunte ottave le ragazze del team olandese. Ha tagliato per prima la linea d'arrivo Anna Henderson ed è una vittoria supplementare questa per lei, perché come avevamo già ricordato in precedenza va ad indossare la prima maglia roca di leader della graduatoria. Andiamo a vedere un attimo come sono
posizionate in classifica le italiane, la migliore è Gaia Realini, undicesima a 9 secondi, Marta Cavalli 28esima a 25, Silvia Persico 41esima a 41 secondi, in classifica Van Vleuten è naturalmente a 12 secondi e 15esima, attenzione a Marianne Vos che ha lo stesso tempo della Henderson e dunque grazie agli abbuoni domani potrebbe passare in testa alla classifica. Attenzione alla tappa di domani che avete appena visto da Orihuela a Pilar della Horadada, 105 km, la nostra impressione è che sia molto più insidiosa di quanto dica il profilo.